Bentornati ragazzi su Pokémon Next. Durante tutti questi anni di Pokémon ne abbiamo visti e catturati a centinaia. Ma siamo sicuri che proprio tutti siano catturabili? La risposta è no. E oggi in questo video andremo a vederne alcuni. Quindi lasciateci un bel mi piace se magari volete una seconda parte di questo video e cominciamo. Ah! Ovviamente questa, non essendo una top 5, non si basa sui miei gusti personali, è solamente una lista. L'ordine non è importante. Il primo Pokémon che andremo a vedere è Kecleon Viola. Molti potranno pensare che questa sia una semplice forma cromatica di Kecleon, e invece non è così. La forma cromatica di Kecleon altera solamente il colore della striscia sulla pancia del Pokémon, e non tutto il colore del corpo. È quindi un mistero il perché questo Kecleon abbia il corpo diverso dagli altri. Lo ricorderete senz'altro per via della saga di Pokémon Mystery Dungeon. Difatti lui è uno dei due fratelli Kecleon, che si occupano appunto dei magazzini Kecleon, dove nei capitoli dello spin-off prima citato ci si può rifornire di preziosi strumenti utili per l'avventura. Inoltre, nell'episodio 205 della serie animata, l'allenatrice Madison ne possiede uno che differisce dal Kecleon Viola di Mystery Dungeon solamente per le linee sul suo corpo. Proseguendo troviamo l'Onix di Cristallo. Ash e compagni, approdati su un'isola, fanno la conoscenza di Matteo e Marissa. Matteo è un vetraio che però ha perduto l'ispirazione necessaria a produrre le sue opere. Il giovane vetraio racconta ad Ash, Misty e Tracy di come in passato pure suo nonno aveva perso la sua ispirazione. Ma un incontro con un Onix speciale gliela restituì. L'Onix di Cristallo, avendo l'intero corpo ricoperto di vetro, ha acquisito una vantaggiosa immunità all'acqua. Tant'è vero che vive proprio in un lago. Nonostante Matteo avesse l'occasione per far suo l'ambito Pokémon Serpa e Sasso, rinuncia, ammettendo che non ha bisogno di aver con sé Onix, poiché l'ispirazione gli era già tornata. Insomma, l'Onix di Cristallo è una vera leggenda per i più anzianotti. Come terzo Pokémon abbiamo un leggendario che molti di voi avranno voluto avere in squadra almeno una volta nella vostra vita. Sto parlando della mascotte di Pokémon XD Tempesta Oscura, Lugia Ombra. È stato corto da Team Clepto e viene chiamato dai membri dello stesso team con il codice XD001. Lugia Oscuro è talmente soggiogato dalle tenebre da non essere purificato come un normale Pokémon Ombra. Servirà invece un macchinario chiamato Purificatore inventato dal padre del protagonista per riportare Lugia alla ragione. Insomma, Lugia Ombra è uno di quei Pokémon che sin dalla nostra infanzia abbiamo cercato disperatamente in giro per le varie regioni di gioco. Ma la verità è che Lugia Ombra nasce e rimane sullo spin-off per GameCube. Scommetto che tra voi c'è di sicuro qualcuno che ancora oggi sogna di averlo con sé. E per ultimo, ragazzi, ho tenuto al meglio del meglio, ovvero il possente, il fighissimo, il fortissimo Dialga Oscuro. È il secondo Pokémon di Mystery Dungeon che appare in questa lista. Il Pokémon Tempo, una volta perduto il controllo di appunto il tempo, assume questa forma. E vogliamo mettere in dubbio la sua fierezza? Dialga Oscuro è assolutamente uno psicopatico, è incapace di ragionare logicamente e non mostra mai pietà. Un Pokémon che ho e avete di sicuro sognato di avere nel vostro team. Poi non vi dico nemmeno quanto stia bene l'arancione vicino al blu scuro di questo Pokémon. Assolutamente fantastico.